Comunque sono felicissima perché sono appena scesa dal treno e sono finalmente a Cagliari. Resterò due o tre giorni, sono venuta a trovare i miei amici. Se voi mi seguite sapete già che io ho vissuto 5 anni a Cagliari ed è una città che a me piace veramente tanto. E cercherò di farvi vedere il più possibile. Intanto adesso sto uscendo dalla stazione, è venuto a prendermi un mio amico. Andrò a casa sua e penso che dopo usciremo direttamente. Andremo direttamente in giro, andremo a cena fuori, faremo una serata e domani vi porterò con me nel mare di Villa Simius, che è una località a 50 km da Cagliari, bellissima, dove c'è un mare cristallino. E niente, vi porterò in questa gita insieme a me. Allora ragazzi, siamo sul bastione di San Remi, è un punto di Cagliari bellissimo dove si vede tutta la città ed è un punto che si trova nella zona che si chiama Castello. Il quartiere si chiama Castello e secondo me è uno dei quartieri più belli di Cagliari. Adesso purtroppo la zona del bastione adesso è in ristrutturazione, infatti adesso sono andata nel punto più alto per farvi vedere un po' la città, però purtroppo la piazza non è aperta come di solito al pubblico perché la stanno ristrutturando. Comunque, questa è una vista della zona Castello, lassù ci sono tutte appunto le viuzze della zona Castello, qua giù abbiamo una parte del giardino pubblico e da qua abbiamo tutta la vista della città. Questa appunto è la vista della città, bellissima. Questa è la piazza che appunto è in ristrutturazione, normalmente appunto si può passeggiare per la piazza e si vede anche il mare, là in fondo c'è il mare. E ora proseguiamo per questa strada e andremo a vedere l'altra parte di Castello. Ci possiamo incontrare? Questa che vi ho appena fatto vedere è via Manno, è la via dove la gente viene a fare lo shopping, la via dei negozi. Invece alla mia destra c'è Piazza Ienne, la via dove la piazza dove praticamente si viene a prendere l'aperitivo o si esce la sera per i locali. Adesso noi stiamo andando a prendere, sono con un mio amico, stiamo andando a prendere l'aperitivo e resteremo in questa zona insomma per tutta la sera appunto a bere qualcosa e dopo andremo a cena. Quello che vi ho fatto vedere è praticamente il quartiere di Marina a Cagliari, è il quartiere che c'è vicino al porto ed è il quartiere dove ci sono tutti i ristorantini, dove ci sono tutti i locali serali, ma soprattutto potete trovare dei ristorantini dove si mangia molto bene pesce, pesce freschissimo ovviamente. Noi ci siamo appena fatti una passeggiata, ora stiamo tornando a prendere lo scooter perché andremo al Poetto. Il Poetto praticamente è la spiaggia di Cagliari dove ci sono comunque dei chioschi, dei locali notturni. E c'è una bellissima giornata, una bellissima serata, c'è caldo però c'è un po' di venticello. E comunque vi volevo dire, se venite a Cagliari, appunto il quartiere di Marina e il quartiere di Castello sono i due quartieri che assolutamente dovete vedere perché sono i quartieri più caratteristici e più belli appunto della città di Cagliari. E niente ragazze, ora appunto andremo al Poetto sperando appunto che ci sia qualche chiosco aperto dove di solito fanno musica dal vivo, comunque ci sono dei concertini e si può ballare sulla spiaggia, sulla sabbia. Thank you.
siamo appena arrivate nella spiaggia di Campulongu, è una delle tante spiagge che ci sono a Villa Simius ed è il paradiso. Adesso vi farò vedere meglio la spiaggia. Sono ancora vestita, non abbiamo ancora trovato posto dove sederci perché stiamo cercando degli ombrelloni e delle sdraio, se non costino tantissimo, in modo tale, visto che ci facciamo la giornata qua, di star tranquilli sulla sdraio. E volevo dirvi, Villa Simius è circa 50 km da Cagliari, tra l'altro come vi ho fatto vedere prima si passa per la strada litorale, fai tutta la costa ed è stupendo. Ovviamente ci metti un pochino di più perché volendo c'è anche la strada statale, però quella strada è bellissima e questa è una delle mie spiagge preferite, tra l'altro ora vi farò vedere meglio perché è veramente un paradiso. Tra l'altro domenica c'è tanta gente ma non è ancora pienissima, infatti sono molto felice. Adesso vi faccio vedere meglio la spiaggia. Buongiorno ragazze, oggi ultimo giorno a Cagliari e questa volta abbiamo deciso di andare in un'altra spiaggia che si chiama Chia. Anche qua è famosissima perché è una delle spiagge più belle nella zona vicino a Cagliari e si trova sempre a una quarantina di chilometri, 40-50 chilometri da Cagliari, però nella zona opposta a Villa Simius, nel senso che se Cagliari è in mezzo, Villa Simius è da una parte e Chia è totalmente dall'altra. Ora con questa mia spiegazione sicuramente avrete capito tutto quanto, ma se volete spiegazioni più dettagliate andate a vederlo sulla cartina. Comunque questa mattina siamo partiti abbastanza presto. In realtà siamo partiti alle 10:30 da Cagliari con molta calma e ci faremo la giornata qua e poi io verso sera, verso le 7:30 andrò a prendere il treno per tornare nel paese dei miei genitori. Praticamente allora anch'io ci sono tipo tantissime spiagge che potete scegliere, ovviamente ogni spiaggia è bellissima quindi qualsiasi spiaggia scegliete non ci saranno problemi, però noi oggi abbiamo deciso di andare nella spiaggia che se non sbaglio si chiama spiaggia di Sujudeu, che non ho ancora visto perché praticamente per arrivarci sto percorrendo una passerella lunghissima, infatti non arriverò mai più, che adesso vi faccio vedere un pochino. Abbiamo parcheggiato in fondo e dobbiamo farci tutta questa passerella per raggiungere la spiaggia, ma sicuramente meriterà. Mentre alle mie spalle volevo farvi vedere il paesaggio bellissimo di montagne. E niente, ora percorrerò questa passerella sperando di farcela e fra un po' vi farò vedere il mare. Questo posto è qualcosa di incantevole, non so se potete apprezzare
l'acqua, la trasparenza dell'acqua è veramente bellissimo. Forse preferisco questa spiaggia che quella di ieri, effettivamente, perché l'acqua è molto più limpida e il paesaggio è veramente stupendo, perché dietro la spiaggia appunto ci sono queste, tra virgolette, montagne, non è che siano altissime in lontananza, che fanno uno sfondo veramente pazzesco. La sabbia in questa spiaggia è chiarissima, è sul giallino bianco, è veramente una meraviglia. Tra l'altro è una spiaggia lunghissima e più in là ci sono anche varie calette, anche dietro quelle montagne che si possono vedere in lontananza, ed è veramente stupendo.